Vivi danno la libertà, credo, soprattutto nel momento in cui ti rendono consapevole, ti rendono sempre più consapevole. È un processo che secondo me continua per tutta la vita. Più leggi, più percepisci il mondo, percepisci il reale, percepisci pure te stesso con maggiore lucidità. E questo è il sinonimo di libertà. L'umorismo, visto e la satira, visto che pare che ne faccia anch'io, sono uno strumento preziosissimo per questo tipo di cose. Mi piace crederci, anche perché se non fare quello che faccio, ma soprattutto perché si spera che sia sempre una voce fuori dal coro, una voce capace di cogliere angolazioni e come dire, spunti che di solito o non vengono visti o vengono addirittura nascosti. Il mio editore ideale è quello che mi dà un sacco di soldi, e questo sinceramente purtroppo mi rende anche uguale a molta altra gente, ma che devo fare? Però nello stesso tempo è l'editore, come dicevo prima, che mi lascia la massima libertà espressiva e col quale posso confrontarmi e che non mi assilla se il mio libro... E soprattutto è un editore che mi sostiene, perché molti editori, e questa è un'esperienza che ho avuto io con molti altri autori, fanno il libro, te lo pagano anche e poi lo lasciano andare senza sostenerlo, senza spingerlo, se lo lasciano annegare in un oceano di altre pubblicazioni. Quindi il libro deve camminare con le gambette sue. E a volte che vedi libri pessimi ma opportunamente sostenuti, che ottengono grande successo di pubblico, a volte pure di critica accodata, e buoni libri, non dico i miei, ma insomma buoni libri che però non hanno alcun sostegno e come dire, si esauriscono nel giro di 6 mesi e li ritrovi sulla bancarella del mercato già 2 anni dopo. Di solito l'editore aspetta che il tam tam faccia vendere il libro, allora se il libro comincia a muoversi lui poi... non ho mai capito se è meglio avere un grandissimo editore, un grande editore che fa prestigio, fa importanza, però poi siccome pubblica 500 titoli ti segue meno, che un piccolo editore magari con minori possibilità distributive o cose del genere, che però coccola il suo prodotto maggiormente. La mia esperienza è che i piccoli o medi editori mi hanno seguito molto di più. Grandi editori, di cui non faccio i nomi, ma insomma sono 3, scusa, ho avuto esperienze un po' più deludenti da questo punto di vista.